Venditalia 2015 Special Edition e siamo, direi, finalmente allo stand della Bilt SRL, la società che realizza sistemi per la depurazione dell'acqua di nuova generazione, che quest'anno presenta tantissime cose. Io vi presento nel frattempo Luigi Ture, il suo responsabile commerciale. Ciao Luigi e bentornato ai microfoni di VenninTV.it. Ciao Fabio e un buongiorno a tutti gli amici di Venin. Allora, quest'anno voi presentate davvero tanta roba. Beh, qualche novità, diciamo che la Bilt è abbastanza prolifica di novità, ma solo perché ascolta sempre il mercato e i suoi clienti. Le idee ce le danno loro, noi non inventiamo niente. E allora, cominciamo da cosa? Cominciamo da un progetto, un'idea che ci è venuta qualche tempo fa, relativamente ad un prodotto che abbiamo acquisito dal settore medicale, che è un sistema di filtrazione di ultima generazione. Microfiltrazione? Ultrafiltrazione. L'ultrafiltrazione è 10 volte più fine della microfiltrazione e consente di trattenere totalmente la carica batterica. Questo a che serve? Serve a far sì che nel filtro si possa utilizzare del carbone attivo vegetale senza additivi di nessun genere, quindi senza il famoso famigerato argento, e che si possa quindi utilizzare questo sistema a carboni attivi in totale sicurezza, avendo un'acqua microbiologicamente pura. È un prodotto che ha riscosso un notevole successo sia in termini di utilizzo nel professionale, quindi utilizzato all'interno delle colonnine legate alla rete idrica, sia nel progetto Acqua B. Il progetto Acqua B che cos'è? È l'utilizzo di questa cartuccia di ultrafiltrazione nell'ambito domestico. Diciamo anzitutto che Acqua B è uno degli altri progetti che presentate qui a Venditalia 2015. Questo è proprio un progetto nato esclusivamente per tutti i gestori, per il vending, un settore al quale dobbiamo molto, che ci ha permesso di crescere, di nascere e di essere arrivati fino a dove siamo adesso. L'Acqua B è l'utilizzo, diciamo, della clientela, dei gestori, quale rete di vendita per arrivare al domestico, affinché il prodotto sia da noi quasi come se il nostro prodotto fosse rivenduto in modo esclusivo a loro, e loro lo rigirassero sui loro clienti, i clienti delle OCS o i clienti dei distributori automatici. Quindi quindi in pratica è un sistema per coinvolgere direttamente i gestori, che siano piccoli, medi o grandi, fare in modo che loro possano dare servizio al segmento domestico, potendo poi avere, grazie proprio attraverso questo sistema, un modo per poter vendere prodotti OCS e o al contrario. Sì, si tratta di diventare non solo un fornitore costo, ma un fornitore guadagno. Quindi io ti vendo qualcosa che tu puoi rivendere al tuo cliente guadagnandoci, e non solo guadagnandoci, ma rafforzando quel rapporto di fiducia, di fedeltà che oggi, in ragione della concorrenza sempre più serrata, va un po' sgretolandosi. In più, il gestore è un tecnico e quindi è in grado di installare il prodotto la prima volta, sotto lavello nello specifico, guadagnare una quota importante del prezzo poi fissato, e in seconda battuta fornire la cartuccia in sostituzione di quella montata l'anno prima, che il cliente però monterà da solo. Quindi poi una sorta di creazione di reti di vendita domestico fatta fra aziende, fra settori. La risposta in questi 4 giorni qual è stata? La risposta da parte dei visitatori? È stata di estremo interesse, perché i margini di guadagno sono importanti. All'installazione il cliente, il gestore guadagna 100 euro al netto dell'IVA. Oggi come oggi fare 100 euro col caffè non si riesce in un giorno solo, per carità. Devono proporre il prodotto a un cliente privato e non sono
venditori, ma fino a un certo punto non sono venditori, perché in realtà tutti i gestori in realtà sono anche, oltre che tecnici, anche commerciali. Quindi la brochuristica la forniremo noi, quindi il pacchetto è completo, gli diamo tutto, gli diamo il kit per l'installazione, gli diamo la brochure che per spiegare il prodotto al cliente, al proprio cliente, gli diamo anche il listino prezzi, perché vogliamo che questo prodotto sia diffuso il più possibile, in quanto è veramente un prodotto di estrema tecnologia, è veramente fatto molto bene e alla fine soddisfa le esigenze del cliente, rende bevibile, rende buona l'acqua di rete e quindi dà a tutti l'opportunità di avere un'acqua buona dal proprio rubinetto di casa, senza tutte le complicazioni delle bottiglie, mica bottiglie, dei pesi che si trasportano su e giù per le scale dei vari condomini, eccetera. Ecco, questo è il progetto Acqua B. Ma nel frattempo noi alle nostre spalle abbiamo una macchina da caffè e ancor più sotto una lavabicchieri, una macchina lavabicchieri. Perché ci sono queste due macchine? Sì, non c'entrano niente con Venditalia. Sono macchine, una configurazione da host. In realtà presentiamo un altro progetto che è destinato a vedere poi la sua massima realizzazione nel corso dell'host che si terrà sempre qui a Milano dal 23 al 27 ottobre. Ed è un sistema per trattare il calcare in un modo diverso dal solito, cioè il solito non più usando le resine, ma usando delle membrane con uno specifico grado di nanofiltrazione, il quale è in grado di rimuovere solo il calcare e lasciare passare tutti gli altri sali minerali presenti nell'acqua, al fine di consentire l'estrazione comunque di un ottimo caffè espresso. È un sistema che noi presentiamo in una forma molto compatta e anche molto conveniente rispetto a tanti altri presenti sul mercato, che è espressione specifica del know-how BIRT sviluppato in questi anni. Siete sempre più avanti e pensate sempre più in piccolo per quanto riguarda la depurazione, perché per tutto il resto vedo che pensate sempre più in grande, Luigi. In realtà passiamo dalla microfiltrazione alla ultrafiltrazione e ora alla nanofiltrazione. Sì, in realtà l'azienda si occupa, è nata per occuparsi esclusivamente di vending. Dal vending siamo ora pronti a lanciarci nel settore Horeca, ma in realtà l'azienda è in grado di trattare l'acqua a 360 gradi, avendone i mezzi, le persone, le conoscenze, le competenze. Soprattutto in questa occasione anche l'opportunità giusta, perché Venditalia quest'anno in questa limited edition si è abbinata a Tutto Food, che è palesemente frequentata da attori proprio dell'Horeca. Esatto, a parte che Venditalia è sempre stata frequentata anche da aziende al di fuori del mercato specifico Venditalia, per noi è una vetrina irrinunciabile. Quindi ci saremo sempre finché potremo, ovviamente, sperando di poterlo sempre, e questo ci ha sempre portato fortuna. Sicuramente non abbiamo tralasciato il discorso Tutto Food, anzi abbiamo molto contato sul discorso Tutto Food, che vede fra l'altro la presenza di primi marchi sia fra i costruttori che fra i torrefattori, che sono i soggetti a cui sostanzialmente ci vogliamo rivolgere. Bene, grazie Luigi. Noi ricordiamo nel frattempo che BIRT è tra le aziende più innovative nel settore della distribuzione automatica, perché, tanto per fare uno degli esempi, l'Oscar, il famoso Oscar, l'unico, l'inimitabile, è una creazione di BIRT. La tanica a base di ioni argentizzati è una creazione di BIRT ed è un prodotto che va a risolvere tante problematiche per i gestori che proprio ultimamente stanno avendo grandi problemi con l'ASL. È così? Sì, pare che sempre di più le ASL siano in giro a controllare la carica batterica delle taniche, in realtà in modo inopportuno, se vogliamo, perché è un'acqua di processo, cioè un'acqua che viene poi utilizzata per fare delle bevande, quindi in teoria andrebbe
un'analisi fatta sull'acqua in uscita dalla macchina più che sull'acqua in ingresso. Purtroppo la normativa non è molto chiara, ciascuno la interpreta a suo modo. La Danica risolve in parte questa problematica, nel senso che, come spiego sempre, non è un prodotto che metto dentro acqua contaminata e magicamente diventa acqua buona, altrimenti avrei preso il Nobel per questa invenzione. È un prodotto che a parità di condizioni drasticamente non fa formare la carica batterica, laddove invece una tanica normale in un giorno si formano, che so, 10 milioni di colonie. Nella nostra tanica, da certificato per carità, la carica batterica risulterebbe zero. Poi è ovvio, è un passo avanti e io credo che il mercato abbia bisogno oggi di questo. Sarebbe bello che venisse implementata dai costruttori. Sarebbe sicuramente un passo avanti, anche a livello di HACCP sarebbe un passo avanti importante. Dicevo, non è la soluzione definitiva, occorre sempre lavare le taniche, averci cura, rinnovarle laddove siano consumate, eccetera, perché non esistono prodotti eterni o totalmente perfetti. Però è un gran passo avanti e il mercato ci sta riconoscendo il merito di aver contribuito ad aiutarli anche in determinate situazioni, in determinate gare d'appalto dove sono richieste delle specifiche che oggi noi siamo in grado di dare. Bene, grazie Luigi, sei stato cortesissimo. Nel frattempo io ti invito a salutare gli amici di benintv.it e di benninnews.it, il portale di informazione della distribuzione automatica che in pochi mesi è diventato il più consultato al mondo nel settore. Grazie pure. Grazie Benintv. E io nel frattempo proseguo per documentare altre novità presentate in questa edizione 2015, una special edition di Venditalia. Fabio Russo per benintv.it con Luigi Ture allo stand della Built SRL.